Bentrovati all'agenda del santuario per raccontarvi un'intensa settimana di eventi, celebrazioni, appuntamenti e pellegrinaggi che hanno caratterizzato questi giorni nella città di San Pio. A distanza di pochi giorni dai funerali di padre Salvatore Scopece, la fraternità di San Giovanni Rotondo ha salutato un altro confratello di padre Pio, padre Timoteo D'Addario, esempio di dedizione e instancabile servizio. È stato coordinatore dei cappellani dell'ospedale di padre Pio, confessore nel santuario e assistente dell'ordine francescano secolare. La sua guida spirituale, l'assistenza ai malati e la vicinanza ai giovani hanno lasciato un segno profondo in tutte le comunità che ha servito. Il suo carattere forte e ad un tempo marcato dal senso di curiosità per la vita, per le cose create, per le evoluzioni storiche, culturali e politiche della società civile, dei contesti ecclesiali e religiosi, lo hanno sempre spronato ad un costante aggiornamento che riteneva necessario per non sentirsi impreparato di fronte agli interrogativi del tempo attuale ed essere così presenza critica nei diversi contesti da lui frequentati per motivi ministeriali e anche laici. Non si tirava mai indietro quando doveva esprimere una sua opinione, pur quando sapeva bene potesse risultare impopolare. Con la stessa passione e la stessa cura affrontava quelle responsabilità che lo vedevano più strettamente impegnato nell'animazione di una fraternità locale di frati o nell'assistenza della famiglia francescana secolare, dai più piccoli, gli araldini, ai più giovani, gioventù francescana, agli adulti, terziari francescani. Tanti, anche presenti oggi, lo ricorderanno. Le sue catechesi non erano mai banali, pur nella prolissità dell'esposizione, e la sua onestà intellettuale lo hanno reso un frate credibile. Carissimo padre Timoteo, oggi sembra così strano doverti salutare. Eri così cosciente e presente fino a qualche giorno fa da non riuscire ancora a credere che quanto mi palesavi sia già avvenuto. Negli anni che ci hanno visto camminare insieme in questa fraternità di San Giovanni Rotondo, ho avuto la possibilità di conoscerti meglio e di apprezzare tanto il tuo appassionato interesse per la nostra vita e la tua disponibilità a lasciarti coinvolgere nelle iniziative del santuario e della pastorale giovanile. Come non ricordare il tuo luminoso sguardo quando abbiamo preparato insieme la festa del 50° anniversario di sacerdozio? E come dimenticare la tua delicatezza quando, poco più di un mese fa, sapendo che ero venuto a farti visita nella nostra infermeria e non avendo potuto incontrarti subito, dopo alcuni minuti, nonostante la tua difficoltà a deambulare, ti sei affannato a cercarmi per scusarti e per ringraziarmi della visita. Come me, ne sono certo, tanti altri confratelli, tanta gente, soprattutto gli ammalati che hai servito in questi ultimi anni, potrebbero confermare questo ricordo della tua persona e del tuo ministero e dirti grazie per la bella testimonianza che ci hai lasciato in eredità. Ringrazio di vero cuore i confratelli, i medici dell'ospedale di Casa Sollievo della Sofferenza, le suore e il personale della nostra infermeria provinciale che si sono presi cura di padre Timoteo e alla famiglia di sangue, il fratello qui presente, l'altro fratello che immagino ci stia seguendo attraverso la TV, i nipoti e i congiunti tutti, a voi rivolgo fraternamente le più sentite condoglianze mie e dell'intera fraternità provinciale. Padre Timoteo, davvero, come l'Apostolo Paolo, puoi dire di aver combattuto la buona battaglia, di aver terminato la tua corsa e di aver conservato integra la tua fede. Ora ti attende solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice,
usandoti misericordia per le umane fragilità, ti consegnerà nel giorno della sua piena manifestazione. Ti accompagni la nostra umile preghiera e alla porta del cielo ti attendano il tuo e il nostro santo confratello Pio da Pietrelcina, Antonio di Padova, di cui oggi celebriamo la festa, l'Apostolo Timoteo e i tuoi cari familiari che ti hanno preceduto nel sonno eterno. Grazie, riposa in pace, Padre nostro. Commosso il ricordo di una terziaria francescana di Vico del Gargano e del nipote. Così come tutta la fraternità, perché piangiamo una perdita. Ed ora chi chiamerò ogni volta che vengo a San Giovanni? Chi verrà a farmi visita quando sarò ricoverata? Tu te ne vai. Padre Salvatore ti ha preceduto. Ci ha insegnato tantissime cose, senza mai dircele, ma vivendo ogni giorno. Sei stato un grande testimone dei valori di Francesco di Assisi. Non ci hai mai parlato di umiltà, ma sei stato umile sempre. Non ci hai mai insegnato l'accoglienza, ma hai accolto chiunque con gioia, spalancando le porte di San Pietro. Non ci hai mai detto di essere altruisti, ma ti sei dedicato agli altri come fossero tutti della tua famiglia. Non hai mai fatto cenno alla semplicità, ma hai sempre sfruttato i tuoi vestiti, saio incluso, fino a quando non si poteva più rappezzarli. Non ci hai mai detto di non essere attaccati alle cose materiali, ma hai fatto di ogni cosa che c'era nella nostra San Pietro di uso comune, ma sempre nel rispetto e curandone lo stato. Quella falegnameria era il tuo regno, dove ti appartavi per aggiustare ogni cosa. Se non rispondevi quando ti cercavamo, eri lì dentro per sistemare qualcosa. E tutte le lezioni di vita che ci hai dato, potrei stare qui a leggere per ore. Quante cose sapevi e quante sgridate ci hai fatte. Cosa non farei per tornare indietro? In un'ora così grave, in cui i sentimenti del mio cuore si mescolano affannosi e confusi, ed i ricordi di tanti giorni trascorsi chiacchierando e passeggiando insieme affollano la mia testa, non posso dimenticare la tua arcana serenità e la tua profonda saggezza, che desidero qui pubblicamente testimoniare con queste povere parole che vogliono essere il mio saluto e il mio ringraziamento per il dono del cammino trascorso insieme. Da quando, circa una quindicina di anni fa, ti ho conosciuto quale nipote acquisito, ho potuto sempre apprezzare in te il valore dell'obbedienza, che è innanzitutto obbedienza alla vita, in tutte le sue circostanze liete e tristi. Nonostante le tante prove e sofferenze che hanno colorato le tue giornate, hai mantenuto sempre viva non solo la gioia dell'annuncio del Vangelo, ma anche e soprattutto la credibilità nella coerenza della vita. Ti ringrazio, caro padre Timoteo, perché con la tua testimonianza semplice e genuina mi hai insegnato che il bello dell'essere cristiani è la speranza nel domani, la speranza che dopo la malattia c'è la guarigione, la speranza certa che dopo la morte c'è la vita eterna. Domenica 16 giugno, anniversario della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina, nel santuario di Santa Maria delle Grazie si è svolta una solenne concelebrazione eucaristica per l'ordinazione diaconale di Fra Matteo Lamparella. A presiedere la Santa Messa, Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo. Nelle prossime immagini un riassunto dei momenti più salienti della celebrazione. All'inizio di questa celebrazione eucaristica, nella quale vogliamo ricordare il 23esimo
anniversario della canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, do il benvenuto a tutti quanti voi, carissimi fratelli e sorelle. Abbiamo davvero tanti motivi per gioire e per ringraziare il Signore. Innanzitutto la gioia di vedere qui dinanzi ai nostri occhi un confratello che riceverà l'ordine del diaconato, Fra Matteo Lamparella, che praticamente vive a San Marco la Catola ma è frate della nostra provincia religiosa. A lui gli auguri più cari e il benvenuto soprattutto ai suoi genitori, alla mamma, al papà e agli altri congiunti. Benvenuti. Ma abbiamo anche un altro motivo per gioire. Oggi il nostro pastore, padre Franco, ricorda 40 anni dell'ordinazione sacerdotale. Davvero una bella coincidenza, proprio in questo giorno, ecco, ci farà questo dono di vedere un figlio della nostra provincia ordinato diacono. È davvero una grazia per noi. E allora, carissimi fratelli e sorelle, voglio davvero invitare tutti ad unirvi a noi nella preghiera e ringraziare il Signore per tutto quello che ci dona e soprattutto per questi frutti che davvero servono nella vigna del Signore. Grazie. Siamo tutti conservi di debiti tra di noi e con Dio. È solo l'amore che diventa servizio che permette di coprire, di annullare questo debito, non con la forza, ma con la solidarietà, con il riconoscimento della verità sulla nostra vita e il riconoscimento della verità che si chiama amore di Dio, che ci raggiunge e si sommerge tutti attraverso la sua misericordia. Tu che sei pronto a vivere nel celibato, vuoi in segno della tua totale dedizione a Cristo Signore custodire per sempre questo impegno per il regno dei cieli a servizio di Dio e degli uomini? Sì, lo voglio. Vuoi custodire? Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi. San Filippo di Agira, prega per noi. San Benedetto, prega per noi. Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera. Guarda con bontà questo tuo figlio che noi consacriamo come diacono perché serva al tuo altare nella Santa Chiesa. Sostenuto dalla coscienza del bene compiuto, forte e perseverante nella fede, sia immagine del tuo figlio che non venne per essere servito ma per servire e giunga con lui alla gloria del tuo regno. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Cioè, dentro di me adesso vivo due cose. La prima è il desiderio di dire un grazie grande, quindi parole che nascono dal ringraziamento. E dall'altra parte il desiderio di stare in un angoletto a riflettere su quanto è accaduto, perché un po' ti arriva tutto
tutto insieme, va, diciamo così. Per cui, visto che ho pochi minuti, meno di quelli che ha usato Padre Franco, allora piuttosto che fare un ringraziamento ad elenco, voglio dirvi l'atteggiamento che mi ha accompagnato in quest'ultimo periodo. Allora, in questo periodo qua io mi sono veramente sforzato contro quello che poi è la razionalità, di non dare nulla per scontato, perché io potessi vivere la dimensione del dono proprio con un rendimento di grazie vero, per evitare che poi all'impoi devi dire grazie, perché è arrivato il momento di dire grazie. E allora ho detto: non voglio dare nulla per scontato, né chi ci sarà, chi mi aiuterà, nulla per scontato. E c'è stato qualcuno che diceva: vabbè, i tuoi genitori ci saranno, no, all'ordinazione, è una cosa scontata. Ma chi l'ha detto che è scontato? Quante persone conosciamo che vivono momenti belli o difficili e non hanno i genitori? A me ci sono. Perché dare per scontato e poi indurire il cuore e non dire grazie? Se non diciamo grazie, il cuore diventa duro, diventa incapace di riconoscere con meraviglia. È questo che io volevo vivere, cioè la meraviglia di dire: ah, anche tu sei venuto, anche tu ci sei, e allora grazie. La notte prima degli esami è una notte di lacrime e preghiere, come cantava Antonello Venditti nel suo celebre brano, ancora oggi ascoltato da migliaia di studenti la sera prima dell'importante appuntamento scolastico, uno spartiacque tra la spensieratezza degli anni del liceo e l'arrivo della maturità più importante, la vita adulta. Ieri sera, nella chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina, fra Pasquale Cianci e l'equipe della pastorale giovanile vocazionale provinciale hanno organizzato un momento di preghiera dedicato ai maturandi di San Giovanni Rotondo. Il punto di arrivo di un percorso di conoscenza e riflessione sulla figura e spiritualità del santo di Pietrelcina, che alcune classi delle scuole superiori di San Giovanni Rotondo hanno intrapreso nei mesi scorsi. Vi siamo vicini e pregheremo con voi e per voi, perché se è vero che gli esami non finiscono mai nella vita, quello che affronterete rappresenta un traguardo importante, ha detto Fra Pasquale agli studenti presenti, a cui ha poi consegnato una lettera scritta idealmente dal santo di Pietrelcina con un'esortazione ed un augurio finale. Sii appassionato per la bellezza e le sue strade di pace e mai di imposizione. Sii innamorato della verità che abita il cuore di ogni uomo e che abita il tuo cuore. Accogli le differenze, falle sedere sempre alla tavola del dialogo e trasformale in comunione. Come ha fatto Gesù, così facendo sarai anche tu come Gesù, che nella notte prima del suo esame finale sulla croce chiese ai suoi discepoli di amarsi vicendevolmente come lui li aveva amati, donando se stesso, il suo corpo e il suo sangue. Ti auguro di essere il cambiamento che desideri fare nel mondo e di renderlo con il tuo corpo e con il tuo sangue un po' più bello di quanto tu lo abbia trovato. E poi chi vi ha scritto? Padre Pio. Mi raccomando, in bocca al lupo, anzi, che il lupo viva. Auguri di cuore, in bocca al lupo. In agenda. Torna il 30 giugno il perdono del Gargano, il cammino penitenziale da Monte Sant'Angelo a San Giovanni Rotondo, promosso e organizzato dalla pastorale giovanile vocazionale della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Alle 15 è prevista la partenza di alcune navette dal sagrato del santuario di Padre Pio verso Monte Sant'Angelo, da cui alle 16.30 partirà il pellegrinaggio a piedi, il cui arrivo è previsto alle 23.30 con l'apertura della Porta Santa della Chiesa Antica. Lunedì 1 luglio alle 18 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da Padre Franco Moscone.
Nella chiesa e nel santuario di San Pio tutti i giorni è possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione, al mattino dalle 8.15 alle 12.45 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Sono a disposizione numerosi sacerdoti anche di lingua straniera. Prima di accedere alla sala confessioni è possibile sostare nella già sala accoglienza, che consente ai pellegrini di ricevere una benedizione per sé e per gli oggetti religiosi acquistati durante il pellegrinaggio. Inoltre è possibile richiedere la celebrazione di sante messe in suffragio dei fedeli defunti e lasciare una lettera ai frati cappuccini con fratelli di Padre Pio per chiedere preghiere ed esporre richieste e intenzioni personali. Sul sagrato della chiesa di San Pio è a disposizione del pellegrino l'ufficio accoglienza, il cui compito principale è accogliere i pellegrini nei luoghi di San Pio da Pietrelcina. L'ufficio pellegrinaggi è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 ed offre ai pellegrini i seguenti servizi. Visite guidate in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e polacco per approfondire la conoscenza dei luoghi di San Pio e scoprire la chiesa a lui dedicata. L'utilizzo della sala del pellegrino per chi volesse consumare il proprio pranzo a sacco. L'utilizzo degli auditorium per incontri o eventi particolari. Prenotazione pass per partecipare attivamente alla fiaccolata mariana che si svolge ogni sabato alle 21 da aprile a ottobre. Informazioni e prenotazioni sui sacramenti, battesimi, prime comunioni, matrimoni e anniversari. I riferimenti sono il numero di telefono 0882 417 500 oppure la mail info@santuariopadrepio.it.